Per l'Inter dei record che manca di mandorlini e festa continua. Il Pescara, ben disposto ma privo di Tita e Camplone, gli mette paura per una decina di minuti. Poi Diaz, col destro, sì signori, colpisce il palo. È il segno della riscossa. La domenica, come al solito, si tinge di nerazzurro. E se l'argentino non si limitasse a salire sul tram col piede destro, sarebbe fatta. Il primo gol dell'Inter è di quelli che mettono in risalto l'imprevedibilità della squadra di Trapattoni. Berti, per la settima volta in questo campionato, sbuca da chissà dove ed il destino si compie. I nerazzurri sembrano inarrestabili, Serena vuol tornare al gol ma intanto sbaglia così. Ora ragionieri al lavoro. Guardate quante volte si passano la palla a Matteus e Matteoli. Risolto il quiz. Per Serena è il gol numero 16 della stagione e adesso, dopo la pioggia, sembra che debba grandinare sul Pescara. Per i curiosi i passaggi sono 6, il gol 1. Berti è giovane, ha appetito e si mangia così il gol del 3-0. Poi gloria per i portieri, due calci di rigore neutralizzati. Zenga pare al tiro dal dischetto di Gasperini e Gatta, sull'altro fronte, subito dopo, quello di Serena. I record, pensa Trapattoni, i giapponesi sono venuti per i record. Nella ripresa si vede poco, Breme avrebbe segnato su punizione se l'arbitro non avesse fischiato prima, ma l'Inter ha un calo e Trapattoni alla fine ammetterà. Io sono il primo a pregare i giocatori in quel frangente.